Da sempre nel web si erge un'unica domanda. La community dei Souls si spezza ogni volta a metà. Nascono discussioni, litigate infinite, amicizie decennali finiscono in poche ore e il flame regna sovrano. Un'unica domanda: qual è il Souls migliore? Senza chiamare in causa questa volta Demon's Souls, oggi andremo a vedere attraverso un'analisi del gioco base con i suoi DLC e con relativi voti personali, fate caso a questa parola, qual è effettivamente il Dark Souls migliore. Ma partiamo con ordine. Dark Souls, il primo leggendario capitolo della saga, uscito su console nel lontano 2011 e successivamente su richiesta dei giocatori nel 2012 anche su PC, ha letteralmente acceso la passione per questa tipologia di videogames per numerose persone. Un gioco di ruolo basato sul gameplay action con ambientazioni medievali slash fantasy dark, che si basa sull'avventura intrapresa dal non morto prescelto attraverso le difficoltà del regno di Lordran. I suoi punti favorevoli sono sicuramente la grande libertà data al giocatore, sia nella personalizzazione delle statistiche, sia su come affrontare le varie zone del gioco con relativi nemici e boss. La trama misteriosa da scoprire pian piano, quasi come fosse un vecchio reperto archeologico, dove scavando in profondità si trovano sempre più informazioni. E sicuramente un altro punto a suo favore, per chi non ne fosse ovviamente interessato, è anche in questo caso la libertà data al giocatore di seguire o meno la sequenza di eventi, la lore raccontata. Volendo, possiamo proseguire, terminando il gioco senza gli indizi dati dalla storia, quindi magari con un po' più di difficoltà, ma comunque terminando la nostra avventura. Il DLC uscito, Artorias of the Abyss, non fa altro che aggiungere un'intera parte della trama nascosta al giocatore fino in quel momento, o comunque sia solamente accennata, il racconto di Artorias nella sua discesa nell'abisso. Con 4 boss extra, di cui 3 fra i più difficili e logoranti da affrontare, ma allo stesso tempo piacevoli e godibili, un numero elevato di oggetti, armi e armature, l'aggiunta delle stregonerie oscure, leggermente OP lo sappiamo tutti ragazzuoli, e di ambientazioni molto più cupe e dark rispetto al gioco base, questo DLC non fa altro che consolidare la bellezza e la profondità di questo titolo. Dark Souls nel complesso presenta una grafica, un level design e background narrativo eccellenti. Personaggi carismatici presenti in vari punti del gioco rendono tutto molto progressivo e in continuo movimento. Le boss fight sono differenti, particolari e divertenti nella loro difficoltà. Il vanto più alto di questo gioco è sicuramente la grande connettività fra tutte le zone, fra tutte le mappe che troviamo all'interno dell'avventura, permettendo al giocatore di pensare a vari spunti, a percorsi alternativi su come percorrerla. Come contro in Dark Souls possiamo considerare l'estenuante e criptico sistema cooperativo slash multiplayer online, l'assenza di bilanciamento per alcune tecniche magiche, chiamiamole così, di alcuni oggetti o equipaggiamenti, e l'ormai quasi assente, anzi totalmente assente, sistema di banning per cheater o quant'altro. E la scadentissima versione rilasciata per PC, ora io capisco che l'abbiamo richiesta noi a gran voce tramite una petizione, ma non sono mai usciti aggiornamenti per sistemarla, tranne le mod, le uniche mod create in pochi giorni dall'uscita del titolo dagli stessi giocatori. Come voto a Dark Souls darei un 9 su 10, il gioco è stupendo, immersivo e ha tantissimi modi per intrattenervi e divertirvi anche alle successive run, sia in PvP che in PvE, ma sfortunatamente pecca di un supporto con patch, fix e tutto il resto che è stato veramente poco presente per la community. Inoltre presenta un sistema online decisamente poco intuibile se non con l'utilizzo di qualche guida in rete, che ne ha intaccato sfortunatamente anche il lato multiplayer. Dark Souls 2 si portava dietro un grande onere, dopo il successo del primo capitolo con la sua effettiva profondità. Il secondo gioco fin dall'inizio aveva creato grandi aspettative nel pubblico appassionato. Dark Souls 2 racconta le vicende di un non morto maledetto alla ricerca di una possibile cura, affrontando le difficoltà del regno in rovina di Dranglake. Il team che lo ideò e progettò cercò di portare novità interessanti nel titolo, distaccandosi in parte dal gameplay e dalle meccaniche del primo capitolo.
Furono creati moveset e movenze dei personaggi utilizzando addirittura la tecnologia del mocap. Si cercò soprattutto di ascoltare le critiche sul sistema online criptico del primo capitolo, portando nel secondo miglioramenti e particolarità interessanti, sia in ambito PvP che cooperativo, e fu ideato finalmente il dual wielding. Fu creato finalmente l'oggetto per cooperare al meglio, l'anello con nome, che permetteva di giocare con coloro che sceglievano la nostra stessa divinità dalla lista proposta dall'anello stesso, insieme nella stessa partita. Si creò un sistema cooperativo e PvP totalmente distaccato dal fatto di aver ucciso o meno il boss di zona, rendendo anche le aree passate da tempo utilizzabili per il multiplayer. Anche a livello di gameplay le cose cambiarono drasticamente in alcuni casi, furono introdotte statistiche come l'adattabilità e il Souls Memory, che cambiarono sia in meglio che in peggio il titolo. L'adattabilità dal canto suo permetteva di essere più veloci in determinate azioni, aumentando per esempio nella schivata il numero di frame di invincibilità. In quel momento non c'erano più i riflessi del giocatore che schivava o meno nel momento esatto, ma c'era una statistica che influenzava questo. E questa cosa non mi è piaciuta più di tanto. Mentre il Souls Memory, anche se creato per far cooperare due o più persone davvero dello stesso livello di esperienza in quella specifica run del gioco, non fu altro che un modo per rovinare in alcuni casi intere partite in cooperativa. Da esperienza personale, ragazzuoli, non ho potuto continuare la mia partita in cooperativa con un mio amico perché una sera fu invaso da... probabilmente un cheater che, morendo per cause a me sconosciute perché non l'ho neanche visto durante la sua invasione, mi regalò letteralmente 500.000 anime, sballandomi alle stelle il Souls Memory, ragazzuoli, e non permettendomi di rigiocare con il mio amico. Sicuramente si cercò di cambiare alcune cose del titolo, azzardando anche in alcuni casi, ma la From fece alcuni passi falsi che rovinarono le grandi aspettative portate in tutti quegli anni. I moveset erano sempre quelli ed erano sceni, le armi di burro che si rompevano dopo 5 nemici, il level design orribile, la quasi assenza di dettagli in alcune zone, l'inutile utilizzo della torcia se non per la versione migliorata e le varie, inutili e numerose versioni del gioco rilasciate. E anche aggiungendo l'enorme esperienza dei DLC, rilasciati in brevissimo tempo, questo c'è da dirlo, questi difetti imperdonabili comunque rimangono. Pensandoci bene, forse l'unico problema di Dark Souls 2 è essere il successore del primo, non potendo in nessun modo esserne al pari. In più le aspettative dopo il primo capitolo erano davvero alte e il rischio di deludere anch'esso era alle stelle. Dark Souls 2 con i suoi DLC per me rimane comunque un 6,5 su 10. Siamo arrivati al capitolo finale. Dark Souls 3 esce nel marzo del 2016. Hidetaka Miyazaki, la mente dietro al primo capitolo, questa volta non sarà solamente un supervisore come nel secondo, ma uno degli ideatori principali, quindi le speranze di veder nuovamente qualcosa di profondo e ben curato nascono di nuovo nei giocatori più affezionati. Per questo titolo, ragazzuoli, potrò dare un voto superficiale, dato che l'ultimo DLC deve ancora essere rilasciato. E per ora questo è solo un giudizio incompleto. Dark Souls 3 ci immerge nella tetra ed oscura Lothric, una terra al limite del suo tempo, dove il nostro personaggio ha il compito più importante, cercare un modo per non far spegnere definitivamente la fiamma. Di caratteristiche interessanti ed innovative in questo titolo possiamo trovare per esempio le fiaschette Destus Cinere, che ci ricaricheranno i punti azione, ovvero una specie di mana, durante gli scontri. Altre cose interessanti possono essere le weapon art, ovvero delle abilità particolari utilizzabili da armi fisiche e magiche e da alcuni tipi di equipaggiamento. Ritorna anche in questo caso il sistema da alcuni molto odiato del muori e perdi metà vita finché non torni in forma di brace, in forma umana. E anche qui, come per Demon's Souls, c'è una sorta di Nexus in cui potrete, durante l'evolversi dell'avventura, incontrare i più svariati NPC con le loro quest. Parlando delle questline, degli NPC sono forse la cosa più criptica e poco intuitiva che io abbia mai visto, ma risultano, se davvero capite, molto divertenti e piacevoli. Parlando del level design, c'è da dire che in DS3 è molto molto particolare. Il gioco dà effettivamente l'impressione di trovarci in un mondo ben costruito, dove possiamo orientarci guardando quello che ci circonda e raggiungere tutto ciò che vogliamo, anche in lontananza.
ma che in effetti non è proprio così. Il titolo ci indirizza bene sulla strada che dobbiamo percorrere, che a parte qualche piccola deviazione, che però termina sempre in zone chiuse, non ci permette tanto di girovagare dove vogliamo. C'è da dire che forse la cosa che mi è piaciuta di più rispetto alle altre, a parte le weapon art, è forse il sistema di upgrade delle armi, che permette davvero tante possibilità anche per build alternative. Le boss fight invece sono qualcosa di epico e sconvolgente, soprattutto quando le affrontiamo per la prima volta. Ogni boss risulta ben costruito e particolare a modo suo, con diverse fasi a seconda della battaglia. Il livello grafico, essendo sviluppato solamente per console di ultima generazione e PC, è davvero molto elevato, con dettagli curati nell'ambiente e negli oggetti ambientali, anche in quelli più piccoli. Ma effettivamente il gioco anche su personal computer buoni di ultima fascia risulta poco ottimizzato e pesante in alcuni casi. Riguardo invece il primo DLC uscito, c'è relativamente poco da dire. Le ambientazioni sono coinvolgenti e piacevoli, i nemici interessanti e in alcuni casi molto enigmatici, e anche in questo caso si cerca di portare novità nelle boss fight presenti. Pecca però, come tutto il gioco, di un continuo autocitarsi che, alla lunga, fa davvero storcere il naso a chi non viene ingannato da un semplice fanservice così banale. Oltre a questo è stata inserita anche un'arena online in cui disputare diverse modalità PvP con vita ridotta per tutti i giocatori. Dark Souls 3 per alcuni è risultato un titolo piacevole e divertente, mentre altri non sono proprio riusciti a farselo piacere. Personalmente uno dei difetti più gravi che ho riscontrato sono stati i contenuti aggiuntivi. Il mondo dipinto è davvero troppo breve per il suo prezzo e per essere considerato anche minimamente un DLC di Dark Souls. Ma a parte questo, secondo me c'è stato davvero troppo distacco tra un DLC e l'altro, rischiando di far finire il titolo nel dimenticatoio. Considerando l'unico DLC finora rilasciato, do a Dark Souls 3 un 8 su 10 finora. Voglio sperare che il mio giudizio migliori con The Ringed City. Quindi in finale, ragazzuoli miei, qual è il miglior Dark Souls esistente? Dovete capire che non c'è un titolo migliore dell'altro, ogni gioco ha portato novità, ma allo stesso tempo anche problemi di ogni tipo. Ma soprattutto, ed è questa la cosa più importante di tutto questo video, sta a noi decidere qual è il migliore per noi. Non c'è bisogno di ascoltare uno youtuber, non c'è bisogno di guardarsi delle recensioni, di leggere discussioni di flame tra i gruppi su Facebook. Non avete bisogno di altri che vi dicano cosa sia meglio per voi. Volete davvero sapere qual è il miglior Dark Souls esistente dei tre? Giocateli, fatevi una vostra idea fondata sull'esperienza di gioco e sulle ore. Non date retta a chi vi dice che quel gioco è merda e l'altro è stupendo, perché magari l'ha provato per solo 10 minuti, per poi abbandonarlo. Se avete la possibilità, provateli prima di parlare. E se non vi piacciono, potete anche discuterne, ma spiegatemi perché alcuni di voi devono imporre per forza la loro opinione sugli altri, spiegatemelo. Non vi piace quel gioco e preferite l'altro? Ok, ma non rompete il cazzo agli altri. Non c'è un Dark Souls migliore di un altro, perché finché li giochiamo, la nostra esperienza e opinione rimane soggettiva. Magari quel titolo orrendo che non piace a nessuno, a noi in un particolare momento della nostra vita, ha trasmesso davvero qualcosa. Per esempio l'abbiamo giocato con degli amici cari o con la persona che amiamo, chi lo sa? Ma rimane sempre il fatto che sono esperienze soggettive, quindi non dovete stressare l'anima agli altri se hanno un parere diverso dal vostro. Il video termina qui, ragazzoli miei, spero di essere stato chiaro, e vi ricordo che il mondo dei videogames è vario, come chi li gioca, sta solamente al giocatore stesso capire cosa è meglio o peggio per lui. Un saluto da Nevermind, al prossimo video, ciao ciao!